psicologo, ho un dottorato di ricerca in scienze cognitive e lavoro come freelance, mi occupo di architettura dell'informazione, user experience design, in ambito consulenziale, e poi ho l'hobby dell'insegnamento, nel senso che sono docente a contratto all'Università di Trento, nel corso di laurea di interfaccia insegno il corso avanzato di interazione uomo-macchina, il notissimo concetto di fluenza. Allora è un approccio molto cognitivo, molto psicologico, l'idea è che ognuno di noi nel momento in cui deve fare qualcosa, anche solo implicitamente, valuta la fatica anche cognitiva che deve fare per portare a termine quel compito. La metafora potrebbe essere: devo andare al terzo piano di un palazzo, decido di andare con l'ascensore o a piedi, magari decido di prendere l'ascensore perché mentalmente stimo che andando a piedi farò fatica e allora per pigrizia scelgo l'ascensore. Questo vale per la fatica fisica, l'affluenza cognitiva è questa stima implicita della fatica cognitiva, del pensiero, dell'azione, dell'attenzione e così via, necessaria per portare a termine il compito. Ovviamente l'affluenza cognitiva è influenzata dalla difficoltà reale, però può essere anche, è una questione appunto percepita, una valutazione implicita per cui potrebbe essere in qualche modo mascherata o modificata da alcuni fattori interni e esterni che potrebbero portare a una valutazione un pochino diversa. E su questa cosa ad esempio gli psicologi ci hanno giocato, per cui in alcuni esperimenti hanno chiesto ai partecipanti di corrugare la fronte mentre facevano un task, e siccome questa cosa qua proprio oggettivamente qualcosa di faticoso, ecco che il risultato era che quel task a parità di compito veniva interpretato come meno fluente, per cui ci si può giocare. Ovviamente l'affluenza dipende anche da dei fattori oggettivi, e dunque quello che abbiamo un po' raccontato nel talk erano tutta una serie di questi fattori che possono aumentare o diminuire questa difficoltà e che possono essere tenuti in considerazione nella progettazione di un artefatto, di un'applicazione, di un servizio o così via. I fattori sono davvero molteplici, ne ho citato prima uno che è assolutamente estraneo. Quelli su cui mi sono focalizzato oggi, ed era una lista non completa, non so, sostanzialmente nel gruppo della percepibilità, per cui tutto ciò che rende un messaggio, un testo, un'interfaccia più facile da percepire sostanzialmente è considerato più fluente, per cui il contrasto figura sfondo, la dimensione dei font, anche la tipologia dei font contribuiscono alla fluenza percettiva. Se un messaggio di tipo verbale, c'è anche una fluenza di tipo verbale che può essere legata sia all'uso delle parole, per cui il lessico, usare parole facili e non difficili, la struttura sintattica, una sintassi che sia più lineare e meno complessa, il cosiddetto priming semantico, per cui cercare di introdurre l'argomento con dei termini che sono legati, utilizzare dei sinonimi, ripetere lo stesso termine, oppure utilizzare delle metafore che abbiano un legame semantico con il messaggio che stiamo trasmettendo, può facilitare il tutto e può aiutare la persona a comprendere meglio. La familiarità, il fatto che l'oggetto sia un buon prototipo, il fatto che l'interfaccia o la situazione aiuti l'utente a scegliere e così via, sono una serie di fattori che possono entrare in gioco nell'affluenza. La sostenibilità, nell'ultima slide della mia presentazione, l'idea è che sostanzialmente quello che l'affluenza può aiutarci a fare è di economicizzare le risorse cognitive, attentive, la fatica dell'individuo, per cui di fatto è cognitivamente più sostenibile un prodotto che è più fluente. Un messaggio fluente è più persuasivo, tutto questo può essere utilizzato nel bene, ma può anche essere utilizzato in modo da andare contro gli interessi dell'utente, cercare di convincere un po' dei dark pattern dell'interazione, della comunicazione e così via. Prima ho fatto un esempio che mi era piaciuto molto nella campagna di Obama, ma
sostanzialmente in politica messaggi di questo genere possono utilizzati. Un candidato recentemente vincente nei suoi talk ripeteva: ho un piano, un ottimo piano, potete fidarvi che è un piano meraviglioso. Non diceva niente, ma era tutto estremamente comprensibile. Per cui l'affluenza è un'arma potente, può essere utilizzata per andare incontro ai reali bisogni e le motivazioni delle persone, può anche essere utilizzata in maniera molto meno corretta, a questo punto molto meno sostenibile, per influenzare anche molto inconsciamente l'opinione e il giudizio delle persone. Perché uno degli aspetti interessanti dell'affluenza è che un messaggio fluente, una persona che viene percepita in questo modo, l'affluenza influenza anche il giudizio legato alla fiducia che si può riporre in questa persona, alla verità percepita del messaggio, che anche ha una valutazione di tipo estetico, di tipo etico, per cui tutte queste cose possono influenzare positivamente il messaggio e il messaggero. Questo può essere utilizzato in maniera corretta oppure se ne può abusare per convincere le persone, i nostri interlocutori. Per cui usatela bene, la finanza.